Le nuove tecnologie entrano a pieno titolo nel mondo scolastico, portando innovazione e creatività. Dalla lavagna tradizionale alla lavagna multimediale interattiva, dove i contenuti del sapere e i programmi ministeriali rimangono invariati, ma cambiano gli strumenti e le modalità di apprendimento. La scuola primaria Bragutti è la prima scuola di Crema e della provincia di Cremona ad avere in ogni aula una lavagna interattiva multimediale, detta anche LIM. Un primato che merita attenzione ed un progetto all'avanguardia realizzato grazie ai soldi raccolti dall'associazione dei genitori, quelli che la Bragutti, insieme agli insegnanti che hanno deciso di investire nelle LIM 20.000 euro. Naturalmente devono essere coniugate con una forte competenza didattica da parte delle insegnanti, perché la tecnologia è comunque, deve essere comunque un mezzo e non un fine, ma è un mezzo importante che incrocia e intercetta il DNA dei nativi digitali che sono i nostri ragazzi. Touchscreen, giochi interattivi, lezioni di inglese imparate dall'ascolto o visione delle fiabe, lezioni di storia fatte attraverso immagini, suoni e ricerca delle parole appropriate. Una vera rivoluzione tecnologica queste LIM, al servizio della didattica di cui i nostri bambini sono già protagonisti, accompagnati dai docenti che hanno dovuto adeguare il modo di insegnare alle esigenze contemporanee. Sicuramente per i bambini questo è un pochino pane per i loro denti, potremmo dire, perché è la lavagna interattiva che in ogni caso è uno strumento e che quindi va mediato con il lavoro dell'insegnante e quindi con le implicazioni didattiche, permette però di inserire due linguaggi che sono molto vicini ai bambini, il linguaggio delle immagini e il linguaggio anche tecnologico, e questo proprio ci permette per esempio di mantenere più prolungata l'attenzione, la concentrazione, di motivarli molto di più alla lezione, proprio perché sono più coinvolti. Nello stesso tempo però ci permette di costruire in modo consapevole una conoscenza e di mettere in gioco le loro competenze e le loro capacità.